Iniziamo? Salve a tutti Marci e Marci di YouTube Italia, io sono sempre il solito Mr. White, il vostro marcissimo Mr. White, dal canale di White. Anche oggi un video sulla mia, il mio aggiornamento della mia collezione. Sono stato un po' di regali, diciamo, di Pasqua, poi ho avuto, diciamo, modo di andare al mio negozio di CD a ritirare qualche cosa e niente, vi faccio vedere la sorpresa. Allora, CD che stiamo ascoltando penso lo conosciate tutti, non c'è bisogno di presentazioni. Pure Holocaust di Immortal. Io comunque questo CD lo conosco da tanto tempo, l'ho sentito parecchio tempo fa, non avevo la copia fisica, quindi ho deciso di recuperarlo. Lo sappiamo tutti, sono stati tra i pionieri del black metal norvegese. Questo è il secondo full length del 93 che comunque segnò anche un punto di svolta comunque del black metal. Quell'anno comunque c'erano state anche uscite dei vari Darkthrone, Burzum, quindi fu abbastanza un anno pieno di uscite. A differenza di The Sons of the Northern Darkness che avevate già visto in un altro video, questo è molto più raw black metal, comunque è il primo ciclo degli Immortal che comunque io sinceramente adoro, quindi più Holocaust degli Immortal, chi non lo conoscesse comunque andatevelo ad ascoltare, come sempre. E partiamo subito con la prima cosa che mi è arrivato al mio negozio di CD. Vi avevo già parlato di questo gruppo, un gruppo finlandese, One Man Band, sto parlando di Satanic War Master con Black Metal Commando e Gas Chamber. CD uscito nel 2005, dentro, uscito nel 2005, e questo è l'album che è uscito dopo Carrelian Satanic, comunque il debutto dei Satanic War Master, e è una raccolta delle prime demo del 2000-2001. Ovviamente, come si chiama lui? Werewolf aveva composto queste song ma non le aveva infilate nel debutto, deciso comunque di riprenderle e di concentrarle in questo, diciamo, questa raccolta, via. E prima parte, che sono sei canzoni, diciamo sono comunque pezzi che rimangono sempre sul raw black metal, old school black metal, molto bello, molto d'impatto, comunque sia. Mi sembra che dei pezzi finirono anche nel full length, quello Strange Honor, non so come si chiamava, non voglio dire cavolate. E nella seconda parte, perché poi è divisa a capitoli, nella seconda parte c'è Gas Chamber, che è del 2000 mi pare, anche questa è roba del 2000, abbiamo tre pezzi che ricordano un po' il black roll, diciamo, di Darkthrone, ma anche roba tipo la Nutterfrost, non so se Nutterfrost dei Carpathian Forest, molto figo, molto figo. I pezzi sono Match, Fear of Consolation, una minchia, comunque sono i primi tre pezzi del capitolo 2. E nel capitolo 3, diciamo, c'è questa collaborazione con questi Mod Z, che io non conosco tra l'altro, che rifanno una specie di noise ambient, diciamo. E c'è anche due cover dei veri, che ne pare, insomma, molto differente dalla prima parte. Comunque io l'ho, a me è piaciuto, io, che dire, ve lo consiglio, magari un po' diverso dalle solite cose che stanno uscendo ultimamente per Satanic War Master, molto più raw, molto più grezze a partire dalla registrazione, riff e tutto il resto. Però ragazzi, se vi piacciono i Satanic War Master e tutto il loro splendore marcio, fate vostro questo Black Metal Commando e Gas Chamber. Poi, secondo, andiamo velocissimo il vento ragazzi, che sennò perdiamo tempo. Uno dei gruppi black metal francesi che più adoro, avevo già un loro CD che è l'ultimo uscito l'anno scorso, che era Condemnation. Sto parlando degli Anteus con il loro primo full length, che poi il primo non lo so perché io mi ricordo che c'era un altro album visto su YouTube che era uscito prima di questo, quindi non vorrei fosse il secondo, ma penso sia il primo debut album, questo là. Uscito nel 2002, The Principio Evangelium, prodotto dalla Osmos, tra l'altro, black metal feroce senza compromessi, queste registrazioni un po' così caotiche, ma
io penso che gruppi come gli Anteus ce ne siano ben pochi, perché hanno un suono tutto loro, hanno un modo di concepire comunque il black metal tutto loro, dei riff che comunque sì, magari possono ricordare alla lontana qualche cosa di prima Immortal, death magari più sporco anche degli Incantation, ma comunque loro riescono a farlo loro davvero con un'atmosfera molto particolare. Quindi io adoro parecchio gli Anteus, li conosco anche questi già da tanto tempo, non so, sviluppo ma da tanto tempo, quindi io mi sento di consigliarlo, ragazzi. Oh, vediamo un po', no, prima questo, ok, allora andiamo ragazzi a un capolavoro del black metal, una pietra miliare veramente del black metal, uscita nel 94 per la Candlelight, sto parlando di Nightside, In the Nightside Eclipse, degli Emperor. Allora, ripeto ancora, conosco comunque questo fulletto, ho ascoltato questo fulletto alla follia per tanti anni, mi mancava però la copia fisica, tra l'altro io mi aspettavo il mega disco, diciamo, con ma, sì, ok, l'avevo ordinato il disco in digipack e pensavo comunque mi arrivasse un bel mattone, invece ragazzi questa è la sottiletta. Vabbè, comunque bellino, carino, uguale, booklet dentro spettacolare, bel disegno, che dire, raga, ottimo disco che rappresenta al meglio il black metal norvegese di quegli anni, benché tanti gruppi iniziassero a prendere, diciamo, la scia di Dartman, a essere più grezzi, gli Emperor decisero di metterci più melodia, più qualcosa che ricordasse anche roba più melodica, ma sempre comunque mantenendo quel lato feroce che era il black metal. Quindi uno dei miei fullet preferiti veramente in ambito black metal, ragazzi. Se dovete iniziare a black metal, gli Emperor non li potete assolutamente ignorare. Grandissimi Emperor. Andiamo avanti ancora di più. Ora qui c'ho un casino della Madonna. Ok, allora andiamo con un altro gruppo con cui gli ho scassato le palle. No, non sto parlando di Darton, sto parlando dei Sungaze con Tyranny Return. Allora, non conosco tanto di questo album perché non ci sono tante informazioni a giro. E comunque è una demo che è uscito prima del debutto, che fu Satanic Black Devotion. Troviamo, mi sembra, soltanto sì, Shadrach, nostro amico, che come sappiamo fa parte anche, almeno se fa parte dei Bex e non do Jorna, penso di Jorna, non vorrei sbagliarmi. E diciamo, troviamo il nostro amico Shadrach, cioè, come cazzo si chiama, unico componente a comporre tutto il materiale di questo Tyranny Return. A differenza del primo fullette, suoni veramente grezzissimi, magari qualche synth, qualche idea ancora un pochino diciamo non è completa, si sentirà meglio comunque nel debutto. Comunque un buon album black metal, di ottima fattura. Io comunque adoro la roba di Sargeist, e anche questa demo Tyranny Return è la prova, e comunque benché ci siano anche gruppi black metal che riescano a vendere di più dei Sargeist, ma è la prova, e comunque si può sempre fare anche degli album con poco budget, perché comunque si sente che non è al massimo la registrazione di questo Tyranny Return. Quindi Sargeist su Tyranny Return, una delle realtà black metal secondo me migliori di sempre. Bene, io ora con i CD ho finito, voglio farvi vedere le ultime due cose, i vinili. Vi faccio vedere il vinile che mi è arrivato tempo fa, grazie al mio amico Mortai, che saluto, grande collezionista anche lui, ciao Morta. Slaughter Day con Nightmare Vortex, che è uscito nel, non lo so, non me lo ricordo, mi pare nel 2013, una roba del genere. Comunque sono tedeschi, sono un duo tedesco, nati nel 2010, che ricordano molto quello school con ricami a Output, Sea Entombed, Aspirin, se non mi ricordo come cavolo si dice,
Proposta non, magari non troppo originale, ma comunque una bella proposta. Quindi questo comunque non sto a aprirlo perché c'è sto cazzo di coso. Ecco. È un casino, eh? Accedo subito. Indietro i due componenti. Comunque dicevo, un'ottima proposta old school death metal dalla Germania. E ragazzi, io consiglio di andarvi ad ascoltare. E poi come ultimo abbiamo un altro vinile, sempre di un'altra band con cui che comunque vi ho parlato prima, e siamo sempre con The Emperor, che è la demo che è uscita nel 92 prima dell'album, penso a Nightside Eclipse. Infatti all'interno comunque c'è quattro pezzi: I Am the Black Wizard, Wrath of Tyrant, Night of the Graded Soul e Cosmic Gate, Immaculation Times. Penso sia stato l'ultimo album che hanno fatto tra l'altro con Mortis, dopo è successo tutto il gran casino. E che dire, ok, non è come Nightside, ma comunque Nightside comunque si lascia ascoltare. Io comunque adoro anche queste piccole demo che escono anche per questi gruppi importanti. Questa comunque è una demo oramai abbastanza vecchiotta, magari più per collezionisti. E che dire, io adoro gli Emperor, quindi dovevo farla per forza mia. Quindi Emperor con Emperor, penso si chiami Emperor e basta. Uscita per Candlelight nel 92, bella storia. Bene, anche per questo mese, figlioli, abbiamo finito davvero. Ricordatevi di iscrivervi al canale, pagina Facebook e anche Instagram. Ah, volevo ricordarvi che a fine mese, il 29 d'aprile, ci sarà la fiera del disco a Prato, non mi ricordo come si chiama il posto, tutte le volte me ne scordo, penso sia il Palaconsiag, non lo so. Comunque andate a informare sul mio Facebook, troverete tutte le informazioni. E dalle 10 alle 19 mi pare sarà aperta la fiera. Io comunque andrò lì nel pomeriggio, magari se c'è qualcuno, se siete delle vicinanze, magari ci vediamo per fare due chiacchiere. E niente, dopo questa informazione ci vediamo al prossimo video, raga. Ciao dal vostro Marshall Mr. Wolf.